Benvenuti e bentornati sul mio canale YouTube, sono Tuffomix e siamo qua con Construction Simulator. Siamo alla fine di questo silo che stiamo costruendo, il cielo è bellissimo, è stellato, è una cosa meravigliosa, ora che roba, ragazzi. Va bene, siamo qua a questo punto sul mio canale YouTube, sono Tuffomix, grazie ragazzi per essere qua, grazie come sempre per tutte le vostre visualizzazioni, tutti i vostri commenti, i vostri like, le vostre iscrizioni, grazie a tutti quanti, e vi ringrazio perché siete voi che state aiutando il canale a crescere. Vi ricordo ovviamente che alla fine del video questo vi sarà piaciuto, vi piacerà, o vi piacerà la mia compagnia, o vi piace la serie, sapete cosa fare, un bel like e un commento, così mi aiutate ancora di più a far crescere il canale. Se invece non siete ancora iscritti, cosa dovete fare, che non costa assolutamente nulla, un'iscrizione ragazzi, un'iscrizione e poi attivate la campanellina. E sarete avvisati ogni qualvolta che io metterò un nuovo video sul mio canale. Va bene, a questo punto iniziamo salutando i nostri amici YouTuber Alessandro Gamer, Lupo del Tubo e Burneo, che portano tutti i loro contenuti ogni giorno sui loro canali, sia registrati ma anche in live. Fanno contenuti molto belli, sono simpatici, allegri e sicuramente vi piaceranno i loro contenuti. Quindi andate a trovarli, mi raccomando, dite che vi mando io e poi lasciate un like anche a loro e iscrivetevi. Bene, a questo punto ci mancano queste affari qua. Consegni materiale da cosa componenti del soffitto. Andiamo subito con il nostro camioncione che dovrebbe essere qua da qualche parte. Vediamo dove abbiamo lasciato il camion dal trasporto. Questo probabilmente che usiamo spesso e volentieri. Quindi ci saltiamo su e andiamo dove si compra il materiale. Ovvero dovrebbe essere da questa parte. No, non è qua. Dovrebbe essere in questa zona qua. Andiamo velocissimi con il viaggio rapido, ragazzi. Non batte balino, arriviamo. Intanto che fa giorno, perché avete visto che è notte, il cielo bellissimo stellato. Ma adesso, ovviamente, deve fare giorno e pian pianino arriverà anche il giorno. Nel frattempo, noi andiamo a metterci un po' vicino all'entrata, così poi fanno meglio caricare il tutto. Lo caricano ugualmente, ragazzi. Ma noi siamo perfezionisti e vogliamo aiutare anche chi lavora qua a caricarci meglio i materiali. Andiamo davanti, perfetto. Ci fermiamo un attimino qua al momento e poi andiamo dentro e vediamo cosa fare. Ok, ragazzi, e questo è il nostro posto. Entriamo. Per vedere il materiale, filtro e vediamo quello che bisogna prendere. Eccoli qua. Componenti per il soffitto. Sono due, ragazzi. Ne prendiamo uno e ne prendiamo due. Ovviamente li acquistiamo, li mettiamo automaticamente col quadrato sul nostro camion, eccoli qua, comprati, vai. E adesso andiamo, tutto qua, va bene, andiamo direttamente a velocissimi perché qua è, no, ragazzi, fa anche buio, è notte, direi di fare un viaggetto un po' tranquilli, pianino, tanto per vedere un po' il panorama. Dai, andiamoci noi così, facciamo due passi. Facciamo un giretto veloce, un po' che non guidiamo, vogliamo anche divertirci in questo gioco, non solo costruire ma anche rilassarci. Madonna, c'è un po' di... Noi abbiamo fretta, noi non guidiamo ragazzi, i semafori ci stanno sui coglioni, dai, adesso viene verde, quindi passiamo noi, così, vai, perfetto, frega niente, andiamo tranquilli verso la nostra meta finale, perché noi siamo noi e gli altri non ce ne frega assolutamente niente. C'è una curva a fondo, ragazzi, direi di rallentare un pochetto, non vorrei poi prendere troppo male. E ci facciamo ecco infatti del male. Andiamo dritti, non è molto lontano, quindi possiamo tranquillamente arrivarci in questa maniera e poi continuiamo con la nostra costruzione. Vediamo qua che c'è, perché ci indicano di fare così. Niente, dai, tranquilli ragazzi, siamo quasi arrivati. Ah, una cosa importantissima ragazzi, vi ricordo la sezione community, trovate un post che ho messo qualche giorno fa, esattamente una mia idea. Anziché fare i soliti video, i soliti contenuti, ho pensato, se voi, c'è rosso, c'era rosso ragazzi, siamo passati col rosso, avevo pensato di fare un contenuto un po' diverso, un format un pochino diverso e quindi ho messo questo post, mi sembra il 20 di maggio, andate a dare un'occhiata, leggetelo e poi ditemi se la cosa può essere fattibile, se vi piace, se siete anche voi interessati oppure se magari volete soltanto vederla o partecipare, insomma scrivete quello che volete ragazzi, io leggerò tutti i commenti, tutti i post che metterete e alla fine deciderò se andare avanti con la mia pazza idea oppure no.
Per il momento non vi dico niente dell'idea, andate voi a vedere un po' se vi può piacere. Intanto qua bisogna girare fra poco da qualche parte, se non sbaglio ci deve essere un incrocio qua, sì. Andiamo con calma, ragazzi, perché non mi ricordo esattamente così, vai, bravissimo. Qua c'è un semaforo, no, c'è semaforo, giriamo di qua, va, siamo già quasi arrivati, ragazzi. Ho fatto un giretto e nel frattempo è arrivato anche il giorno, va, viene anche il giorno, siamo quasi, eccoci qua. Tranquilli, tranquilli, e siamo arrivati dove dobbiamo costruire esattamente qua. Molto bene, eccoci qua. Adesso mettiamoci vicino più possibile perché dobbiamo scaricare questi affari. E dove li scarichiamo? Beh, abbiamo proprio la posizione esatta, quindi ragazzi, non vedo come non riuscire a scaricarli. Ok, così vai. Mettiamo giù i nostri piedoni di sbirri, sapete come cosa sono? Sono questi affari qua che ci aiutano a posizionare poi il camion e poter poi usare la gru. Ok, qui ci siamo. A questo punto alziamo la gru così, yes. Tanto qua è ancora notte, ragazzi, ma presto farà giorno e noi intanto li scarichiamo. Vedrete poi che arriverà il giorno e saremo pronti. Guarda come si fa bene, ragazzi, come si fa bene a fare questo lavoro qua quando sei in compagnia di amici. Dai, con calma, eh. E però non vedo. Ok, perfetto. Ci abbassiamo e uno lo mettiamo qua. Torniamo di qua, prendiamo l'altro. Ragazzi, potevo anche far scendere le sponde, non ci ho neanche pensato, va bene. Che facciamo? Così dico Nigoniago? Ok, e questa è andata. Sgombra l'area. Beh, è ovvio che devo sgombrare l'area. Abbiamo messo qua in mezzo un camionato assurdo. Quindi a questo punto togliamo anche i nostri piedoni e andiamo in retromarcia e ci spostiamo, ci mettiamo fuori qua dalle scatole. Ok, dai, ci mettiamo fuori dalle scatole. Che bisogna fare? Ah, metterli sopra. Usiamo la gru a questo punto. Useremo la gru, ma da qualche parte abbiamo la gru. Mi sa che dobbiamo andare a prendere la gru perché qua non l'abbiamo. E mi sa che lì è anche un po' altino. Parte di... in calcestruzzo. Ma non scherzeremo mica, ragazzi. Ancora in calcestruzzo? Ma ci vogliono far morire qua. Vabbè, dai, mettiamoci. C'è l'ambulanza che sta passando, va bene, dai, andiamo qua, ragazzi, mettiamo questo qua fuori dai maroni, così, spegniamo le luci per evitare di consumare il meno corrente possibile e scendiamo. E a questo punto, calcestruzzo, oppure bisogna prima posizionarli questi, vediamo, eh. Mi sa che bisogna prenderli e metterli là sopra e poi ci metteremo ovviamente il calcestruzzo. Come li mettiamo là sopra con la gru? Dov'è la gru? Non abbiamo la gru. Abbiamo qualcosa per poterlo prendere? La gru potrebbe essere metterla in questa posizione qua, la gru potrebbe essere qua se vogliamo usarla. Non so se vale la pena fare il proviamo, dai, siamo già qua, vediamo se la usiamo da qua la gru. Vediamo, dai, andiamo qua nel nostro, diamo anche intanto ragazzi se eventualmente bisogna proprio fare questa cosa, oppure sì, serve questa gru qua. E poi ci vuole il calcestruzzo ovviamente, come sempre. Vabbè, dai, allora facciamo così, andiamo a prendere la nostra gru, quella normale, quella a piedoni, dai, tranquilli, andiamo dall'impresa, andiamo qua a parco mezzi, andiamo a prenderci la nostra gruetta, prendiamo quella più piccola, cioè non questa, ma questa qua, sì, dai, la prendiamo, ci saltiamo sopra e veniamo qua ovviamente perché dobbiamo pure in qualche maniera fare questo sporco lavoro, eh. Ok, allora viaggio rapido, così evitiamo anche tutto la balaban. E poi siamo già qua pronti. E metteremo su. Sono due pezzi, se non sbaglio, da piazzare sopra. Quindi ci vuole praticamente niente. Ci mettiamo qua, guardate, così.
quattro pezzi, cosa sono? Andiamo un po' avanti, così, così, boh. Mettiamo giù i piedoni. Ok ragazzi, non è molto difficile questo lavoro, eh. Direi che è abbastanza semplice, il più è beccare la posizione giusta, infatti. Ok. Facciamo così. Spaziamoci un po', perfetto, adesso andiamo di là. E lo mettiamo, è l'ultimo non a fondo, vabbè, sono tre ragazzi, perfetto, pensavo due o quattro, in realtà non ci ho beccato per niente, sono tre. Andiamo a beccare questo che dovrebbe essere ok, andiamo così. Vai. E adesso beccheremo l'ultimo che è questo. Vai, tranquilli, vediamo. Ok. Questo ragazzi è un lavoretto facile facile. Adesso ragazzi, che c'è da fare? Il calcestruzzo, meno male che è giorno e quindi diciamo che ce la sgavagniamo bene, tiriamo sui piedoni di questi qua, via i piedoni. Questo direi possiamo eliminarlo o lo mettiamo qua da qualche parte che magari in futuro ci serve. Dai, lo mettiamo qua perché non sappiamo mai con questo sporco lavoro cos'è che ci serve poi dopo. Quindi lo mettiamo qua ragazzi, facciamo così. Scendiamo e andiamo subito a prendere il nostro calcestruzzo mobile. Allora, facciamo così, torniamo al nostro quartier generale, ragazzi, qua è una cosa incredibile. Io volevo finire oggi questo episodio. Lo voglio portare a termine perché non si può continuare a lavorare in un lavoro che era da un giorno farlo in 116 giorni. Alla fine poi neanche ci guadagniamo, e quindi andiamo nell'impresa, Parco Mezzi. Andiamo a prenderci il nostro bagaglio da mettere, questo qua, lo andiamo a piazzare esattamente là, quindi lo prendiamo, ci saliamo, a questo punto vediamo qua, tanto sappiamo dove dobbiamo andare, facciamo però il viaggio veloce perché sennò non finiamo più, tanto è qua ragazzi, vai. E veniamo subito qua. Tanto fa giorno e dopo mix di giorno lavora anche meglio, no? Allora, cerchiamo di posizionarci un po'. Come facciamo su questo? Facciamo così. Io direi di mettere questo così. Poi, perché qua adesso e mette giù i piedoni, dai. Poi se andiamo un attimo da questo affare, lo alziamo magari così, perfetto. Ok, possiamo anche già alzarlo e prepararci poi eventualmente. Ci dai, già ce le pariamo abbassando questo affare su. Ok, già qua. E adesso scendiamo una. No, non dovevo scendere, dovevo aprire, ragazzi, ho sbagliato. Apriamo subito la nostra, questa, la tramoggia. Abbiamo aperto la tramoggia, ora possiamo scendere.
La Tramoggia l'abbiamo aperta, andiamo a controllare se è veramente aperta, perché qua sapete che a noi non sfugge nulla, la Tramoggia è aperta. Adesso possiamo, questo io direi di portarlo ad Amengo perché non, proprio non serve più, quindi portiamo via il cingolato qua e poi veniamo direttamente qua col nostro calcestruzzo, quindi portiamo via questo, prima di tutto, che sta rompendo i maroni qua in mezzo e non è poi tanto utile. Cos'è? Sarebbe cos'è questo? Il bulldog, abbiamo questo da portare via, tutto scavare non serve più scavare, quindi lo parcheggiamo. Anche questo non serve più. Che altro c'è qua che rompe le scatole? No, siamo a posto, ragazzi. Dai, prendiamo il nostro calcestruzzo che dovrebbe essere qui sopra in giro. Perfetto, eccolo qua. Saliamo a bordo, andiamo velocemente a prendere un po' di calcestruzzo e torniamo qua. Veloci, veloci, lemme, lemme, siamo qua. L'episodio, ragazzi, va per le lunghe. Allora, subito. Lo abbiamo qua, se non sbaglio, siamo vicinissime. Calcestruzzo, sì, è qua. Dai, un viaggio rapido a prendere il calcestruzzo. Andiamo subito, non ce ne vuole molto, ragazzi. Penso che ce ne vorrà pochissimo. Quindi l'avevamo già sopra, l'abbiamo venduto perché ovviamente abbiamo portato giù il nostro camion pensando di aver finito. L'abbiamo portato giù e in realtà ce n'è ancora dell'altro. Quindi di qua, perfetto, calcestruzzolo. Vai. Prendiamolo tutto, ragazzi, e poi quello che rimane lo venderemo. Non è che adesso stiamo qui a elemosinare per 2 metri cubi in più o in meno. Lo prendiamo tutto, riempiamo il nostro perfetto, il nostro camioncione e andiamo direttamente. Che fai giù? Salta su, pirla! È sceso questo, Madonna. Dai, andiamo subito, che è tardissimo. Siamo tardissimi, andiamo subito velocissimi perché è tardissimo, ragazzi. Qua non finiamo più di fare sto lavorazzo. Dai, veloci, veloci. E poi ci aspetta, ok, perfetto, siamo anche messi alla rovescia, direi che abbiamo avuto un culo tremendo. Che è sto rumore? I soliti tamarri con la musica altissima, ragazzi. Vedete che roba? Vediamo un attimo adesso, piano, piano. Vediamo, ok, ci siamo quasi. Ci siamo. Allora, perfetto, mettiamo a posto la nostra uscita qua, andiamo in retro così e direi che va benissimo, vai. Ragazzi, siamo quasi dei mostri. Vai, grande. Adesso buttiamo giù tutto quello che deve scendere. Getto questo? Ok. Scendiamo subito da qua e andiamo sulla nostra macchinata del calcestruzzolo. Vediamo. Ok, allora. Qua siamo quasi a posto, in linea. Vediamo come siamo. Così la mettiamo qua. Ormai, ragazzi, siamo quasi esperti di calcestruzzo, eh. Siamo quasi espertissimi di calcestruzzo, la mettiamo qua nell'angolo. Ok. E adesso torniamo indietro, come si fa a tornare indietro?
Allora. Buttiamo qua. Allora, andiamo su. Dove sto andando? Perché vado dalla parte sbagliata? Io non devo andare dall'altra parte, devo stare qua. E devo alzarmi tutto su, così. E adesso veniamo giù, ovviamente. Ok, e la buttiamo qua. Vai così. Ok. Andiamo qua che non ce n'è. E la mettiamo anche qua. Copriamo l'angolino. Qua che non c'è, grande. Adesso andiamo indietro perché mi sa che non c'è qui in mezzo. Ok, quindi dobbiamo andare indietro, qua tranquilli così. E qua perfetto. Ok ragazzi, diciamo che questa è fatta. E adesso togliamo dalle balle anche questo, e sgomberi il cantiere, va bene, ragazzi, siamo qui a farlo, pian pianino ci fa tutto qua, Ok, e facciamo così, togliamo questo, ok, togliamo i piedoni li togliamo da qua, e questi due pali qua penso che li possiamo portare via, o devono rimanere ancora qua, ragazzi? Palla con capo squadra, no, forse abbiamo finito, ragazzo. Che c'è rimasto da fare? Dimmi tutto, sono qua. Sì, buongiorno. Sgombero il cantiere, va bene. Ah, siamo a posto così, sgombero il cantiere, tutto è finito. Ragazzi, l'episodio diciamo che... Oh, ragazzi, eccoci qua. Sì, l'ho lavoro completato. Direi che è una meraviglia. Oh, già gente che sta lavorando, si già qua, eh. Sembrava che neanche fosse in realtà... Gente, già che lavoro l'abbiamo già, perfetto. A questo punto portiamo via tutto, sgomberiamo completamente la nostra impresa, lavori, impresa, portiamo via tutti i nostri mezzuccoli. Allora, facciamo così, parco mezzi. Allora, andiamo e vediamo di portare via questa prima di tutto, perché qua ancora è piena di calcestruzzo e anche da riparare. Ma sapete benissimo che i mezzi si riparano man mano che rimangono fermi da noi dentro il nostro magazzino, anche quello sotto vedete da riparare, adesso vediamo quanto è da riparare. Ora questo lo parcheggiamo e va bene così. Vediamo un po' questo come è messo, perché dice parcheggiare. C'è 77%, però si ripara ragazzi. Si ripara, ma potremmo anche andare a ripararlo noi, se vogliamo possiamo anche andare a ripararlo. Quindi facciamo qui, ci saliamo. Ora portiamo via questo intanto, questo lo possiamo portare tranquillamente giù, parcheggiamo. Cosa rimane? È la betoniera ragazzi, la parcheggiamo. Direi che ci è rimasto questo, andiamo a fare benzina. E nel frattempo, mentre siamo benzina, lo ripariamo anche, perché sapete che dove si fa benzina si riparano i mezzi. Allora, saliamo. Non c'è rimasto altro, vero? Un benzinaio lo vedo alle nostre spalle, quindi devo, credo, devo tornare. Vado avanti? Facciamo così, il benzinaio lo vedo. Il benzinaio lo vedo là in fondo, quindi andiamo per di qua. Ok,
Dare presidenza, non c'è nessuno, vado io, tanti saluti a me, ok, di qua. E vedrai subito qua a sinistra, grande, infatti, eccolo qua. Senza spaccare tutto, ovviamente, ragazzi, andiamo qua e ovviamente ci chiederà, vuoi far benzina, vuoi riparare, noi faremo tutto, eccoci qua. Perfetto, facciamo, prometto benzina, perché ce n'è poche, lo riempiamo tranquillamente, poi lo ripariamo completamente, vai. Senti il rumore del inglese che riparano, perfetto. E questo è riparato. Possiamo scendere a questo punto e lo mandiamo direttamente a casupola nostra. Palco del festival. Oh, ragazzi, mostra la palco. Cos'è questo qua? Stima dei guadagni. Ah, ci siamo sopra questo qua. Ah, possiamo anche andare sopra. Ah, quindi vedi tutti i lavori da fare. Beh, intanto facciamo così: mandiamo a casupola questo affare. Lavori. Impresa, parco mezzi, facciamo subito così, dove è andato, non lo vedo più, eccolo là, e finalmente è messo un po' meglio, eccolo qua, e lo mandiamo direttamente al parcheggio, vai. Dicevamo, adesso io vorrei, abbiamo fatto un po' di soldini, immagino, no? Qui andiamo nel profilo, delle abilità che ci dice un'abilità non ne abbiamo da mettere giù, no, punti zero, però siamo tutto tre, ragazzi, a parte la forma fisica che è a 1, i consumi sono ancora messi maluccio, cioè un consumo, l'usura e tutto per gli affari è a 2, tutto il resto è a 3, quindi siamo messi abbastanza bene. Andiamo a vedere un attimino l'impresa, non c'è qualcos'altro da vedere, online, che cos'è l'online? Ah, niente, passi, puoi giocare con altri personaggi. No, non voglio giocare con altri personaggi. Impresa, parco mezzi, finanze, livello. Vediamo il livello di potenza. Allora, obiettivi. Un po' un'occhiata cosa si può fare. Soddisfa tutti i livelli, va bene, questo l'abbiamo fatto. No, ho sbagliato. Madonna, torna qua. Ok. M, questa, ok, acquista un caposquadro. Lo prendo. La tua banca crede nel successo e ha aumentato la tua linea di credito di 1 milione. Ricorda apri il menu dell'impresa. Non è che lo voglio adesso, però ce l'ho già. Disponibile in meccanico. Ragazzi, qui possiamo fare queste cose. Vedete che non l'ho mai fatto. Acquista. Acquistiamo questo. Ora disponibile. 5 obiettivi su 5. Direi che siamo a posto, tutti i problemi per bloccare il livello L. Ok, andiamo nel livello L, molto bene. Allora, rifornimento, riparazione, acquisto. Possiamo acquistare chi è questo? Caposquadra 150, io lo... Beh, non è che poi mi serve, mi vogliono rifornimenti e riparazione. No, caposquadra, hai iniziato a lavorare per la tua impresa, ora puoi gettare fino a 3 appalti per volta, ma non è che mi interessa poi particolarmente. Meccanico, le macchine di riduzione toccate vengono riparate automaticamente 4% in più. Ma ragazzi, ci serve? Lo prendiamo? Dai. Disponibile, questo disponibile. Va bene, ragazzi, direi che per il momento dobbiamo fare queste cose qua, rifornimento e riparazioni. Intanto vediamo un attimo un cosa prendere, abbiamo un po' di fondi abbastanza tantissimi, siamo pieni di soldoni, vediamo un attimino. Allora, abbiamo detto questo è strada, non ci interessa se è un'altra strada da fare, è durata troppo lunga. Questo invece è un piccolo stima dei guadagni, mostra la patto, un basta con un silo ancora. Questo è un ponte, sai che non avevo mai fatto un ponte, ragazzi, non ho mai fatto un ponte, però mi sembra che sia abbastanza tosto da fare, mostra l'appalto, vediamo l'appalto, mi sembra bello tosto l'appalto, riunione, materiale, trivellazione, materiale, calcio estrusso, calcio, ragazzi, calcio estrusso qua è la fine del mondo, materiale, materiale, componenti, componenti, approvazione del cantiere, costruzione delle strade, ragazzi, qua c'è da fare parecchio con questo lavoro qua, se no cosa c'era qui in zona, vediamo, strada, non ci interessa, cosa c'era? Magazzino, magazzino è semplice, non è tanto, non è tanta roba da fare, un magazzino vediamo,
Dov'è? Cosa vuol dire che me l'hai dato? No, io non l'ho selezionato. Vediamo i lavori. Ultimo, lavori in corso. Non ne abbiamo. Dai, lavori, dai, selezioniamo un lavoro che lo mettiamo direttamente qua. Oh, palco, dai, facciamo questo che è facile, dai. Palco del festival Centro Ciccittà. Dai, facciamo questo, così diamo una mano ai ragazzini. Così, disimballaggio, pilastri, gravi, eccetera, ragazzi, direi che questo si può tranquillamente fare. Noi lo accettiamo. Ok. Perfetto, consegna il materiale. Andiamo a vedere subito dov'è il nostro posto di lavoro. Inizialmente lo cerchiamo subito. Vediamo, facciamo un viaggio rapido, vediamo dov'è. Qui si dà adesso da fare, non mi interessa. Filtro, imposta via. E dov'è il prossimo lavoro? Ragazzi, me lo sono perso. Non so dove sia. Ricominciamo, andiamo nei nostri lavori perché l'ho perso. Eccolo qua. Allora, consegna il materiale. Non ho capito dove bisogna andare a fare il lavoro. Comunque adesso, ragazzi, noi lo facciamo il prossimo episodio, perché ormai siamo già arrivati che sono già stanco. Abbiamo finito l'importante, il silo. Il silo da finire era importante, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatto tranquillamente. Poi faremo questo, materiali vari, disimballaggio, pilastri, travi, consegne, non è niente di che. Giusto portare un po' di robina, montarla, quindi è molto molto semplice. Lo faremo tutto in un fiato nel prossimo episodio. Al momento Tuffo Mix vi saluta. Vi ringrazio per essere rimasti qua con lui, a vedere questa... finire questa produzione di questi silo. Vi ricordo che se volete lasciare un like o anche un commento fa piacere, aiuta il canale a crescere, come già state facendo, quindi vi ringrazio per tutto ciò che fate e avete fatto fino a questo momento. E chi non è ancora iscritto, se vuole iscriversi al mio canale, lo può fare tranquillamente iscrivendosi, trovando da qualche parte un simbolo tipo questo e poi la campanellina, e sarà sempre avvisato, sempre. Quando YouTube se lo ricorda, sarà avvisato che avrò messo un nuovo contenuto e quindi si potrà andare a vedere in tempo, in pochissimo, cioè in tempo quasi reale. Tac, lo metto e arriva l'avviso, tac, e lo vedete se volete. Niente, Tuffo Mix vi saluta, vi dà appuntamento ad un prossimo episodio. Vi ricordo che tutti i giorni portiamo contenuti alle 12 e alle 17, a parte la domenica, che portiamo un solo contenuto, e sabato sera alle 21 portiamo una live. Al momento Fairbus Coach Simulator, tutti sabato sera alle 21. Basta, detto questo, Tuffo Mix vi saluta, vi dà appuntamento in un prossimo episodio. Ciao a tutti e grazie ancora per avermi seguito. Ciao.